buonasera a voi. Devo dire che mi è andata bene, perché la regista, quando mi ha detto oggi che sei stato portato in scena da un'attrice, non mi ha detto come. Io pensavo che avrei optato per il classico vieni avanti cretino. Invece me la sono cagata la cosa. Devo dire che Visti da qui sono un gruppo veramente formidabile, spettacolo notevole, bello vedere il teatro pieno, per la prima volta lo vedo da qua. Resisterò alla tentazione di farmi un selfie con voi alle spalle e rispondo ai quesiti che sono stati posti dalla perfida presidentessa del convegno, dal perfido presidente della società. La domanda che è stata posta a me, che potrebbe essere posta a ciascuno di voi, che potrebbe risolvere la lettura, la natura più breve della storia della medicina italiana. La risposta è questa: non ho imparato abbastanza, grazie, arrivederci, vediamo. In realtà probabilmente la risposta andrà articolata in maniera diversa, ma mi permetto di invertire le domande, partendo dalla seconda domanda, che chi di voi non legge i rotocalchi, in questo modo non può non aver considerato perché parlo, che cosa ho imparato da malato. Fino a poco tempo fa il curriculum da malato, pubblicato anche questo, non deve essere un curriculum falso, ovviamente, dal suo punto di vista, come sapete, era carentissimo in malattie sessualmente trasmissibili, come tutti voi, come gentile dell'infanzia, dopo il morito, l'appendicite, questo fino a 6 mesi fa. Se mi fa succede questo, sono un convegno della Sileu, ed è per questo che sono qui con corna, zampe di coniglio, cornetti, amuleti vari, e mentre sto parlando... Io ne parlo su un palco, una discussione, sento uno stupido doloretto toracico che però diventa meno stupido nel momento in cui mi accorgo che la mia camicia è completamente inzuppata di sudore e quindi faccio la diagnosi ovvia dell'infarto, mio carico. Ho la fortuna di ovvia perché la sudorazione associata al dolore è un LR molto alto, diciamo noi. Vedo per fortuna il mio amico Ciro Paolillo in sala, che mi conosce e capisce, e usciamo con grande eleganza dalla sala. Veramente nessuno se ne è accorto, perché mi ha fatto molto piacere, perché poi invece il dolore diventa intollerabile veramente, e grazie all'efficientissima organizzazione del vento sono stato portato in un'emodinamica che era fortunatamente vicina, dove hanno disostruito la discendente anteriore che era chiusa, infarto anteriore esteso. Un bruttissimo elettrocardiogramma che era il mio. E quindi questo vissuto di paziente non è poi così banale. Non è banale per niente, perché trovarsi improvvisamente dal benessere, dal desiderio di andare fuori a cena, invece disteso su un lettino, nella assoluta incapacità di difendersi, non è piacevole. E si capisce e si sviluppa un forte senso di gratitudine per gli infermieri che ti prendono, ti accudiscono, ti rasano, anche se non è simpatico essere rasati, per uno come me, e voi capite dove. E anche per la persona, per il cardiologo che viene, che con una stretta di mano ti fa capire che un professionista è qualcuno che puoi affidare la tua pelle tranquillamente. L'eterno riposo a parte significa semplicemente che questa magnifica clinica dove sono stato ricoverato, sono stati splendidi e gentili, una curiosa abitudine faceva sì che la mattina facessero delle preghiere. E tra le preghiere c'era anche l'eterno riposo. Ora, tutti i panni di due gente che si sente tutta la mattina dire l'eterno riposo, allora non si può. Però è andato bene, la prova generale la faccio finita con la mia esperienza, però non è banale neanche questa. Nei momenti in cui stavo estremamente male, ho capito ovviamente, perché sono un medico molto preparato, che con l'infarto miocardico acuto si può morire, soprattutto se è un anteriore, e hai una sensazione brutta perché la fede è pressa, non stai bene, e quindi contempli l'idea di essere morto di lì a poco tempo. Al di là di un paio di riflessioni intime, assolutamente private, che ovviamente non condivido con voi, perché sono privatissime, quello che voglio condividere con voi invece è una sensazione molto rassicurante. Come prova generale della morte, che inevitabilmente verrà, era come se il mio corpo dicesse, in senso figurato naturalmente, non sei il primo a cui capita. È già morto qualcuno, è andata così, è andata bene per molti versi, ma adesso pazienza, si muore. Un fatto assolutamente naturale e normale che francamente mi ha rassicurato. Però voglio ritornare alla prima domanda e ribaltare l'affermazione per non essere buonista, perché sono stufo del buonismo, del rapporto con i pazienti, medico malato, accarezziamoci la testa, e ribaltare la frase dicendoci che i pazienti non ci insegnano niente che già non sappiamo. Esattamente il contrario di quello probabilmente vi aspettassi che dicesse. Ed è chiaro che ho imparato dai pazienti, perché chiunque abbia a che fare con degli esseri umani impara. Si impara dall'esperienza, naturalmente, quello che serial killer non totale, ogni paziente che ammazza, ogni uomo che ammazza, impara qualche cosa. Ma noi impariamo veramente da tutti i pazienti che vediamo. Allora permettetemi, visto che siamo in teatro, io posso permettermi di farlo per l'unica volta nella mia vita, di fare una cosa, rivelo un piccolo segreto. Io sono un ateo materialista e un senza Dio, diversamente dal reverendo che ci ha preceduto. Beh,
Ogni tanto, se voglio consolarmi, mi immagino che la cosa non è andata bene. Anziché trovare quel bravissimo cardiologo che mi ha sturato lì, io sono morto, come può succedere una cosa. E quando sono morto entro in una grandissima stanza, un'enorme sala strapiena di gente, silenziosa, tranquilla, che si apre al mio arrivo, entro da una porticina. Poi questa folla si apre e viene avanti mio papà e la mia mamma sorridenti, mia madre attesa al pianto, il mio cane che è impazzito dalla felicità, e immagino le persone che ho voluto bene che rincontro. E altre persone che non ricordo, non conosco, mi danno la pacca sulla spalla. Dottore, salve dottore, grazie dottore, mi ricordo di lei dottore, dottore. Bravo, sorridenti. Ed altre persone che mi guardano con me la cosa e mi dice, dottore, non si ricorda di me. No, non mi ricordo. Dottore, non ha capito che io stavo malissimo. Il paziente, cioè, che ho visto, che non mi ha insegnato niente perché non l'ho riconosciuto. Ed è molto importante. I pazienti che non ci insegnano, ci passano davanti e non li vediamo. Eisenhower, ho letto, ha fatto una cosa fighissima. Gli hanno presentato, durante la guerra, un enorme plico pieno di statistiche sui bombardieri che erano ritornati dalle missioni in Germania e che erano stati colpiti, dicendo dove venivano colpiti il serbatoio, l'ala, la cabina, per vedere dove mettere i forzi maggiori per ridurre la perdita. Lui ha preso questa mole di dati gigantesca e l'ha buttata via. Non avete capito niente. Mi servivano i dati di quelli che non sono tornati. Quelli che sono stati colpiti mi avevano insegnato qualche cosa, cioè i pazienti che non abbiamo conosciuto. E quando ero giovane, ed ero cretino, sono relativamente migliorato, mi difendo anche adesso, avevo capito una cosa che era fantastica. Dicevo, come sei fortunato? Studi l'embolia polmonare e la settimana dopo ti vedi un'embolia polmonare. Studi la dissezione aortica e ti vedi una dissezione aortica. Allora, porti sfiga maledettamente. Oppure, ovviamente, un po' di tempo avevo realizzato che ciò che non vedevo era ciò che non avevo riconosciuto e che quindi non avevo studiato. E che sei indispensabile di vedere malati. Perché i dottori devono vedere malati, gli infermieri devono vedere malati, perché se non vedi malati, mi dispiace che gli universitari o ci sottoponiamo di studenti con forte casistico non impareranno, bisogna conoscere per riconoscere, vale a dire che bisogna studiare, non si riconosce ciò che non si conosce. Può passare davanti una malattia fantastica, rarissima, se io non l'ho studiato non la riconoscerò. Però i pazienti sono la parte del nostro lavoro, la parte più importante, naturalmente guai a non vedere pazienti, e ci sono pazienti che non possiamo dimenticare. Sono pazienti che fanno parte della tua vita per il carico di dolore che ti hanno trasmesso e che sei portato a casa. Quelli che vorresti dimenticare, dopo ricordano talmente brutto quel paziente giovane che è morto in quelle condizioni, che per Dio vorrei dimenticarlo. E i pazienti che dovrei dimenticare, perché sono quelli che mi hanno colpito così tanto, così influenzato, da distorcere la mia percezione. Per cui penserò a quella rarissima patologia che unica volta nella vita avrei, ho visto e vedrò quando mi ricapiterà la volta successiva. E questo può portare a una distorsione. Ma ho imparato alcune cose dei pazienti, perché alla fine è ovvio che ho imparato. Quello che dico io lo può dire ciascuno di voi, magari quelli che hanno un po' più di anni di esperienza. L'unico motivo per cui sono qui è che sono diventato vecchio. Ho imparato una cosa che è importante, ma non dimentichiamo, che i pazienti sono tutti diversi, che le necessità tassonomiche, lo studio, ci dicono che sono tutti catalogati, ma che le polmoniti sono tutti diverse, perché tutti diversi sono gli individui. Completamente diversi, che pazienti uguali apparentemente hanno outcome diversi indipendentemente dai trattamenti che noi facciamo. E se dimentichiamo questo, incaselliamo i pazienti nella casella come l'inneo della polmonite, semplicemente quello dell'altra patologia, commettiamo un errore che ci porta a sbagliare sempre di più. E più le nostre conoscenze vanno avanti, più sappiamo che è così. Un'altra cosa che ho imparato, lo sapete anche voi perché è ovvio, è che la medicina è il regno dell'incertezza. E invece ne abbiamo veduto il contrario. È il regno dell'incertezza perché cambia continuamente il substrato. Per approssimazione andiamo a tenere le cose, ma dobbiamo sapere a priori che ciò che facciamo, ciò che proponiamo, avrà probabilmente dei risultati diversi. E se non siamo consapevoli noi, non abbracciamo questa cosa, la abbracciamo condividendola con le nostre persone, sbagliamo. Perché dobbiamo prendere atto del fatto, questa citazione molto importante e molto bella, che l'auto di quasi tutti i pazienti è per larga parte indipendente dalle nostre decisioni. Anche se sono decisioni corrette, assolutamente legittime, l'auto non dipende da noi. Ma se noi vendiamo l'idea che qualsiasi cosa facciamo avrà una conseguenza diretta, precisa, uguale, insaponiamo la corda con la quale verremo giustamente impiccati. Questo sforzo culturale di abbracciare l'incertezza, e abbracciare l'incertezza vuol dire l'incertezza anche dell'incertezza della vita. Se noi sapessimo che cosa è domani, non potremmo vivere, no? Se sapessimo qual è il futuro che ci attende domani, dopodomani, fra un anno, non riusciremo a vivere. Ho imparato anche cose molto banali. Che anche non fare è difficile, ma che è necessario non fare, che non siamo obbligati a fare sempre a tutti i pazienti le cose, che l'attesa, l'osservazione, l'astensione quando non si sta capendo è più utile di tanti interventi, che alcuni interventi che facciamo sono interventi dannosi.
ma siamo spinti dall'ansia di fare, e più giovani siete, sia quest'ansia legittima, benedetta e generosa, ma sulla quale dobbiamo riflettere. E ho imparato che deve sapere anche non essere normali. Sono un esempio di non normalità da molti punti di vista, ma intendo normale dal punto di vista dei parametri vitali. Spingere i pazienti alla normalità dei parametri vitali, correggendo tutti i parametri, è un errore molto grave. Normalizzare i parametri dei nostri pazienti è un sostanziale errore in cui invece spesso è indotto proprio che sia il nostro mestiere. Dobbiamo riflettere su questo. La porta lasciata aperta. La raccomandazione che faccio sempre ai nostri dottori, ai nostri infermieri, ai nostri giovani: quando mandi a casa il paziente, digli che la porta è sempre aperta, che deve tornare assolutamente se il problema si ripresenta, se non risolto adeguatamente, che noi, per nostra natura di medici d'urgenza, infermieri d'urgenza, siamo dalla parte del pastorello, che 100 volte grida al lupo e 100 volte noi lo guardiamo, facciamo cici, troviamo il troponino, lo salutiamo, gli accarezziamo la testa, perché sappiamo che la 101ª volta il lupo si può mangiare il nostro pastorello. Ed un'altra cosa importante alla quale io tengo molto, perché serpeggia nella nostra società, nella nostra cultura, che è la maledetta, schifosa idea di dare ai pazienti la colpa della malattia. Quel brillante medico che ha avuto un infarto durante un convegno non aveva il colesterolo alto, non è diabetico, non fuma, non è un iperteso, una persona sostanzialmente normale. Ti verrebbe da dare però la colpa della malattia, certo, perché si è troppo stressato, perché si è trascurato. Tu invece che sei diabetico, tu che sei grasso, tu che fumi, è una tendenza brutta di attribuire ai pazienti la responsabilità della malattia, dimenticando che questo è uno strumento per colpevolizzarli, per accentuare le distorsioni e anche le ingiustizie sociali, intendo. Sappiamo, non possiamo dimenticare, se non lo sappiamo dobbiamo impararlo, che chi è povero muore prima e peggio di chi è ricco, e che le giustizie sociali non sono accettate da parte dei medici e degli infermieri. Ho imparato un'altra cosa interessante, oltre al fatto che fare gli attori bisogna avere una salivazione molto migliore della mia, che non sempre c'è un colpevole, che gli errori esistono, e non sempre c'è la colpa di qualcuno, però. Non c'è sempre l'assassino che è il maggiordomo. Che le cose vanno, perché possono andare male, e devono andare male per la variabilità della storia, degli esseri umani, per la variabilità della vita, e che distribuiamo sempre la colpa. Come ha potuto morire di polmonite nel 2018? Si muore di polmonite nel 2018. Come hanno potuto non riconoscere? Pensando che ciò che invece è semplicemente la variabilità della vita, che qualcuno chiama fattore sfiga, fattore S, è qualcosa che esiste e non sarà mai comprimibile. Ma noi per primi ci associamo a questa cosa, giudicando gli altri, condannando, dicendo le cose. E l'errore, questo l'ha imparato chiunque vi ha sbagliato, come tutti abbiamo sbagliato, il più bravo è quello che sbaglia meno, sa che l'errore è prezioso. Gli inglesi dicono che in ogni errore c'è una gemma. Valorizziamo questi benedetti errori, perché sono vitali. Invece che cosa facciamo? Siamo spinti dalla vergogna e dal biasimo e siamo portati a nascondere gli errori. Questo è il grande Jerome Hoffman. Jerome Hoffman è veramente un filosofo della medicina, un grande medico, un grande filosofo della medicina, e questa terribile tendenza a negare gli errori e a nasconderli fa sì che gli errori non servano più. L'illusione venduta alla gente è che la medicina sia una scienza perfetta, quando non lo è affatto. E dobbiamo continuare invece a dire e difendere questa cultura della nostra imprecisione, della nostra imperfezione. Ragazzi, continuiamo a essere uomini con tecnologie meravigliose che sturano le arterie, siamo sempre uomini. Gli uomini a volte sbagliano, e indipendente dal loro comportamento corretto, le cose possono andare male, e noi non lo facciamo. Un'altra cosa alla quale tengo, e mi spiace, non voglio assumere i toni di chi fa il sermone, ma la medicina difensiva è intollerabile per noi. Io non tollero che un medico scriva per motivi medico-legali. Non tollero che questo medico dica: sacrifico il tuo sedere per salvare il mio. No, tu devi fare il mio interesse. Il mio interesse non è salvare te, è dare la migliore risposta a me. E la migliore risposta alla medicina difensiva è la medicina di buon senso, la medicina sana, corretta, basata sulle cose giuste che dobbiamo sapere. Non possiamo fare esami o dare terapia semplicemente per pararci il sedere. Scusi la Firenze, il francesismo. L'altra cosa che ho imparato, che non sempre c'è fatto, ma che sta da dentro, è che l'ospedale è un posto pericoloso. Pericoloso intrinsecamente, pericoloso per i pazienti. Per mille motivi sui quali potremmo diffonderci a lungo, ovviamente non lo facciamo. Per il disadattamento, per il rischio di infezioni, per tutte le mille cose che ci sono in un ospedale. E che ricoverare un paziente è una decisione dolorosa, molto più pesante che di metterlo. E ci sia una grande responsabilità quando si ricovera un paziente. E dobbiamo pensare anche a questo. Il nostro lavoro di medici, infermieri d'urgenza, la porta dell'ospedale, è mandare a casa tutti coloro che devono essere mandati a casa e che possono essere mandati a casa, ricoverando senza pietà e indipendentemente da problemi organizzativi quelli che invece hanno bisogno di essere ricoverati. Mi spiace che questo diventi un dovere etico, anche se la parola etica mi fa schifo.
per motivi che poi forse emergeranno. Un'altra cosa che ho imparato è che i pazienti non sono tutti buoni. Un bastardo con un infarto rimane un bastardo. È un bastardo con un infarto, ma rimane un bastardo. Non diventa buono semplicemente per passare alla categoria dei malati. E chi ha fatto il nostro mestiere per tanti anni ha visto in tutti i colori. Ho visto ogni tipo di comportamento umano, anche i più repellenti, più ripugnanti. Quello che ci differenzia dagli altri e ci deve differenziare è che abbiamo imparato a non giudicare, che quando abbiamo un paziente davanti noi non lo giudichiamo, non giudichiamo i suoi costumi, il suo modo di essere, perché ci preoccupiamo di trovare da qui e da noi, perché siamo dei medici e degli infermieri. E da medici e infermieri che hanno ragionato, che ne hanno viste tante e tante e tante, abbiamo una sacrosanta paura dei pregiudizi. Il grande Proscheri, che Fabio De Jacobi conosce, in un articolo molto bello fa l'elenco che tutti i casi di errori medici sono stati determinati dai pregiudizi, sui pazienti ad alto rischio di pregiudizio. Quando la valutazione clinica viene presa in base al sesso, all'educazione, alla razza, all'etnia, all'obesità, al grassone, che il grassone no, al paziente psichiatrico, all'orientamento sessuale del paziente, alla tossicodipendenza, il rischio di errore medico aumenta. E quindi un comportamento che è eticamente inaccettabile diventa anche una gravissima fonte di errore, del quale dobbiamo avere paura, avere sempre paura del pregiudizio. E c'è un'altra cosa, sono due citazioni che mi piacciono moltissimo, ma lo sai, lo conoscete, nel personaggio di Pennacchi, nell'epigrafe di un libro, dell'inizio, dice: vorrei un brutto vizio, ma lo sai, che è il vizio di compatire. E quella frase che mi è cara, perché io questo vizio di compatire ce l'ho. È un vizio che non posso levarmelo. È fa parte di me, però è una cosa diversa, la compassione della pietà, o invece paura della pietà. Penso che la pietà sia una brutta cosa, un sentimento brutto, non mi piace la pietà la lascio ai religiosi. Da uomo mi ripugna avere pietà di un altro uomo, perché è come se fossi più alto di lui. E allora una cosa sulla quale purtroppo, per fortuna, io faccio un uso oculato, ma che ricorda questa meravigliosa frase che vale il libro di Gesualdo Bufalino, il vero scarno di pudore della pietà, il pudore della pietà. Bisogna avere pudore anche dell'espressione dei sentimenti, essere molto caldi con la persona, ma non far pesare loro la pietà. Io almeno questa cosa la sento. Ma la domanda era rivolta a me, che cosa ho imparato io, non che cosa avete imparato voi. E un'altra cosa che non basta essere simpatici. E io credo onestamente di essere un medico simpatico, perché dico, ma lei sorride sempre, che bel sorriso che ha dottore. Non basta essere simpatici per essere dei buoni medici. Essere empatici è completamente diverso. Ed essere empatici non vuol dire abbracciare e accarezzare la testa. Vuol dire sapere che la persona che in quel momento è seduta o distesa o quant'altro prova dei sentimenti che tu conosci. E siccome conosci i sentimenti che prova, le paure, le ansie, tutte le cose, il dolore, allora agisci nel modo migliore. Per alleviarli, per aiutarlo, per fare. Si può essere delle carogne maledette se sono simpatici. Simpatia, compassione ed empatia sono entità diverse. E vado a finire. E questa cosa, quando mi ha detto, ma che bello lavorare all'ospedale, l'ospedale è meraviglioso, non è vero, l'ospedale è il posto più brutto del mondo. La medicina è il regno del dolore, è il regno della sofferenza. Si muore perché si deve morire, si sta male. Ed è una terribile cosa. Pensate a questa umanità dolente, milioni di persone che passano per i nostri ospedali, tutta l'umanità dolente che soffre, che ha bisogno del medico. Questa umanità chi la difende? La difendete voi. Noi, di fatto, siamo difensori di umanità dolente. Siamo la sottile linea bianca, non la sottile linea rossa di Kipling, che si pone fra questa umanità che la difende e l'esercito tremendo del male. Io finisco con due citazioni che ho già proposto, perché le amo, sono nel mio studio, le ho lette mille volte e tutte le volte che le leggo in qualche modo mi colpiscono molto e mi coinvolgono e voglio condividere con voi. Perché hanno un significato. La medicina, dice il grande Peter Sarri, in questo libretto di 30 anni fa che ho consumato, questa è la penultima frase del libro, per diventare persone colte basta leggere la prima e l'ultima frase, ci si fa una buona fama. In realtà il libro l'ho consumato e dice una cosa molto importante. La medicina rappresenta un'affermazione, una forte affermazione di valori umani su un universo governato dal caso, e l'abbiamo detto e dimostrato. Una forte asserzione che la compassione, la ragione e la dignità costituiscono un valore etico più alto del caso. In un libro bellissimo di John Barry, che è un antropologo, che si intitola, un libro che mi aveva molto colpito, Storia delle libertà di pensiero. Il libro inizia con un diluvio, il diluvio che fa crescere l'acqua. L'acqua sale, 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 e gli uomini salgono in cima alla collina più alta con i loro armenti, con le loro cose. Ma continua a piovere, la situazione è sempre disperata. Fino a che uno si ribella, leva un pugno contro il cielo e dice basta, non deve piovere più, e la pioggia cessa, ovviamente per caso. John Barry dice, beh, lì è nata la religione.
E io dico, beh, lì è nata anche la medicina in questo atto di ribellione. Questo atto di ribellione di cui noi siamo partecipi è una cosa a cui tengo, perché ci ribelliamo a un male, a un dolore che comunque ci sarà, che è inevitabile, ma noi continuiamo a farlo. E vi lascio con l'altra citazione che io adoro, che è quella di un libro che tutti i dottori, tutti gli infermieri devono avere letto, tutti. La peste di Camus. È la storia dell'epidemia che colpisce la città di Orano e delle lotte che vengono fatte per debellarla da volontari, da infermieri, da medici. Il dottor Muro racconta la sua storia. E alla fine, quando l'epidemia sembra finita, ma c'è un topolino felice, lui dice che ancora si nasconde in una città felice, l'epidemia tornerà perché la peste ritornerà prima o poi. La storia di quello che hanno fatto questi uomini e queste donne, la testimonianza di quello che hanno fatto, malgrado le loro cruci personali. Il vostro cuore sanguina per un amore impossibile. A casa avete un lutto, voi stessi siete malati, ma voi continuate ad occuparvi delle persone. Non potete essere dei santi, come non sono santo io, non meno sestamente, però vi rifiutate di ammettere i flagelli. Ed è per questo che io, che vi vedo da qui, vi saluto con molta simpatia, con affetto e direi con la gratitudine che meritate, perché siete gente che comunque continua a combattere rispetto a tutto questo contro il terrore con le sue armi inesauribili. E quindi io vi auguro un buonissimo congresso e soprattutto una buonissima vita.